Si è costituito questa mattina presso il commissariato di polizia di Chiavari Vincenzo Morso, l'uomo a seguito delle capillari indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Genova sull'omicidio del pregiudicato Davide Di Maria, è ritenuto essere il possessore della pistola semiautomatica marca Bernardelli calibro 7,65 con matricola a brasa, sequestrata il giorno dopo l'omicidio e utilizzata dal figlio Guido Morso per esplodere un colpo andato a vuoto nei confronti della vittima, poi ferita mortalmente con un coltello. Si è costituito questa mattina Vincenzo Morso. In che condizione è arrivato? Dove si è costituito? Effettivamente nelle prime ore della mattinata si è costituito presso il commissariato di polizia di Chiavari, dove gli uomini della squadra mobile, unitamente agli agenti del commissariato, hanno eseguito, arrestandolo, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che gravava su di lui per i reati di porto e detenzione abusiva di arma clandestina. Era in buone condizioni e ora è qui in questura per il disbrigo delle pratiche ulteriori prima del suo trasferimento presso la casa circondariale di Marassi. Ecco, ha già dato una propria versione o si attende l'interrogatorio? Si attende ovviamente l'interrogatorio di garanzia con l'indagato presso il GIP. In che condizioni di salute è? Si sa che è ferito. Sicuramente presenta delle lesioni che avevamo già acquisito in ambito delle attività investigative, essersi procurate nel corso della violenta lite che c'è stata all'interno dell'abitazione, poi teatro del grave fatto di sangue con l'omicidio di Maria. A vostro parere è stato aiutato da qualcuno? Cercate qualcuno? Questo fa parte delle indagini su cui mi riservo.